Vi aspettavate un'intro figa? Ma tanto i miei video non li guarda nessuno. Allora vogliamo mostrarvi questo video. Ma è cambiata soprattutto una cosuccia che ha di... Con la polizia postale. Però vi lascio adesso, prima del telegiornale, ad un saluto alquanto scherzoso. Anno 2020. Ok, ammetto di aver fatto questa intro solo per tirarmelo un po'. Infatti, cioè, la tazza è anche vuota, non c'è niente dentro. Cioè, stavo facendo finta prima, capito? Perdonatemi, montatori. Lo vedi com'è? Lo vedi? Ha fatto tutta sta scenetta del c***o per dire, per potersela tirare del fatto che per una volta l'anno qualcuno si c***a un suo video. Cioè, ti rendi conto a che livello siamo arrivati? A che livello di monnezza siamo arrivati? Ma che ti frega, tanto ti paga. Che poi c'ha manca la spunta blu. Ma infatti... Che tristezza. Benvenuti in questa nuova puntata del Lo Scrodo. Lo Scrodo? Ma che c***o? Lo Sfogo! Il format è nato per farvi sfogare di tutte le frustrazioni della vita, di bla 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 bla. Vabbè, lo sapete ormai, cioè non è che c'è bisogno che ogni volta lo ridico, cioè non c'ha senso. Guarda che tutto questo nervosismo è fuori luogo, Qualche giorno fa, sia sul mio Instagram che su quello di scuola.net, vi ho chiesto questo. Ciao compagni di scuola, come state? Allora, se avete qualcosa da raccontarmi di imbarazzante o che vi ha dato particolarmente fastidio della maturità, scrivetemelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata dello sfogo. Non ricordavo un c***o di quello che avevo deciso e scritto nella tesina. Una volta mi è successa una cosa simile. La prof davanti a me aveva una scollatura che non riusciva a farmi ragionare bene. Occhioni lacrimosi. Ma perché a me ste cose mai? Cioè, ai miei tempi erano tutte anziane e coperte. Vabbè, oddio, pure se fossero state scoperte. Però non hai specificato l'età della prof. Tanta roba. Dove ho sbagliato con lui? Sapevo che quel giorno non dovevo bere. Preferisci che io ti parli dello stimolo irrefrenabile di andare a defecare o altro? Ma guarda, ti ringrazio, come se avessi accettato. Non... Se lo rifaccio, disiscrivetevi. Io ho fatto tardi per fare colazione. Sono giapponese. Io ho fatto tardi per fare colazione. Vabbè, finisco di mangiare la peperonata e scendo. Ma poi fa tardi alla maturità per fare colazione, cazzo. Ma io, boh, ma dove vivemo? Poi dici che il mondo va a puttana. Hai fatto bene, perché è risaputo che la colazione è il pasto più importante. Il non poter festeggiare con i miei amici dopo e fare casino. Vabbè, più in là li inviterai, vengo anch'io. Così poi... No. Ci ubriachiamo! No. Spacchiamo tutto! Arrendiamo al suolo questa merda di cazzo! Allora... Non vedo l'ora. Il compagno che era sempre presente per andare a prendere il caffè alla commissione. Che dire in questi casi? Non capire le domande dei professori a causa della mascherina. Vabbè, dai, la potevano togliere. No? E se non sta un metro e mezzo, no? Allora... Ho dimenticato di inserire latino nel mio discorso e non mi è stato chiesto. Ammazza, oh. Com'è che si diceva in questi casi? Spero che questa nuova puntata dello sfogo vi sia piaciuta. Io mi invito a iscrivervi sia a questo canale che al canale di Scuola TV. Mettere mi piace alla pagina Facebook di scuola.net, che ormai gestisco anche io, però non ditelo al social media manager. Seguirmi sul mio Instagram e su quello di scuola.net. Su quello di scuola.net abbiamo la spunta, quindi lo riconoscete. Oh, dunque, are you... Com'è che li chiudevo questi video? Ciao!